Venezia, formazione di Lega Pro, si aggiudica il terzo memorial dedicato a Mario Rossetti, con un gol siglato solo alla fine del secondo tempo. La Fermana è piaciuta e ha raccolto gli applausi del pubblico. Alla seconda uscita della stagione, la prima sul terreno di casa, i gialloblu sono apparsi ben organizzati e dal punto di vista atletico in palla e reattivi. La differenza più evidente rispetto alla gara di Coppa di Cremona è che il portiere Valentini è parso sempre pronto su tutti gli interventi e diverse volte ha salvato la propria porta. Prima dell'inizio della gara, la Fermana ha regalato una targa al campione del mondo Filippo Inzaghi, allenatore del Venezia, mentre nel finale Marco Rossetti, fratello del compianto Mario, ha consegnato il trofeo al capitano del Venezia. Poi scambio di mazzi di fiori fra Alida Girotti e il capitano della Fermana Comotto. Nel primo tempo Flavio Desso schiera la Fermana con Valentini in porta, capitan Comotto e Bossa difensori centrali, difensori esterni Sené e Tristano. A centrocampo Missin e Urbinati, davanti alla difesa esterni Petrucci e Russo, Margherita spalla del puntero Molinari. Al 12° bella scivolata di Molinari, la palla termina al portiere Facchin. Al 24° su punizione battuta a sorpresa da Russo, Molinari è pericoloso ma è anticipato dalla difesa. Al 29° percussione di Petrucci che dopo una serpentina conclude debolmente. Al 38° iniziativa di Molinari che da 30 di metri fa partire un tiraccio teso. Al 41° conclusione dalla sinistra di Tortoli, bella e tempestiva uscita del portiere Valentini. Al 43° punizione a sorpresa di Molinari che tira a giro, la palla termina non troppo sopra la traversa. Nel secondo tempo Destro schiera la Fermana con il 4-3-3, resta Valentini fra i pali, Ferrante e Bossa difensori centrali, esterni Mazzogui e Tristano, a centrocampo Manè, Urbinati e Omiccioli, in attacco Cremona centrale, Sanchez e Mariani esterni. Al 9° Tortoli di testa da corner, bella la risposta di Valentini. Il 16° Pedersoli batte una punizione e colpisce il palo con Valentini che comunque c'era quasi arrivato. Al 19° sugli sviluppi di un calcio piazzato, conclusione di Bentivoglio di poco sopra la traversa. Al 23° dopo uno stop di petto, bella rovesciata di Tortoli, termina di pochissimo fuori. Al 28° scontro fra Pedersoli e Urbinati, quest'ultimo resta a terra ed intervengono i sanitari. Al 32° pericolosa conclusione di Marsura, Mazzocu ci mette uno stinco e salva la porta gialloblu da segnatura certa, ma il gol dei neroverdi è maturo. Infatti al 40° bella percussione di Marsura che fa partire un tiro d'effetto che entra in rete sfiorando il palo interno. Il Venezia sblocca il risultato e l'1-0 sarà anche il risultato finale. Terminato il ritiro, adesso la preparazione dei gialloblu prosegue a fermo. Mercoledì 10 agosto allo stadio alle ore 19 presentazione della squadra, poi a seguire amichevoli con il Grosseto allenato dall'ex trainer gialloblu Marco Cari per il terzo Memorial Ferrone. Dopo due formazioni di serie superiore, una di serie B.